una parola che si sente sempre pronunciare quando si parla di psicologia, spicciola, è resilienza. E invece sì, questa sconoscenza, che poi è una parola che effettivamente non è nata per l'attività psicologica, assolutamente, perché la resilienza è nata in una parola nata in metallurgia, perché resilienza è il contrario di fragilità. Quindi un materiale che non è fragile è resiliente. Il diamante non è resiliente, perché è fragile. Quindi se ti veniva in mente il diamante perché è durissimo, non è resiliente, perché è fragile. E questa definizione viene benissimo ad hoc in psicologia, no? Per indicare con la resilienza il contrario di fragilità mentale, no? Quindi uno è resiliente se è in grado di scavalcare tutti gli ostacoli che si trova di fronte, o comunque di avere grande combattività nelle occasioni in cui fallimentare, no? Nelle quali invece di abbattersi cerca di scavalcare. Come si dice, dietro un fallimento c'è sempre un'opportunità, no? Guai a raggiungere la perfezione, non abbiamo più niente da fare. Se abbiamo raggiunto l'obiettivo, e poi cosa dobbiamo? Non possiamo più fare niente, siamo morti. Quindi dobbiamo sempre avere fortunato chi ha dei fallimenti, perché chi ha dei fallimenti può mettere in gioco ancora se stesse e avere qualcosa da fare, no? Ricordatevi che saranno più le volte che si perde che le volte che si vince, sicuramente. Beh, in effetti è così, ma nella nostra mente, con un'attività di buon senso psicologica, di quale non c'è bisogno di un psicologo per dire, posso dire che sono io, no? In effetti poi l'attività mentale deve essere in valore assoluto, no? Cioè anche se io perdo, io vivo delle emozioni che devo tramutare in valori positivi. Ho perso, non importa. Perdere vuol dire che dovrò cambiare strategia, che dovrò cambiare organizzazione del mio tiro, del mio tempo, del mio allenamento, che mi darà occasioni di miglioramento, occasioni di fare, occasioni di mettermi in moto. Non crediate che fare tanti punti poi vi faccia sentire poi così bene, non mica detto. Però la forma mentale che dovete avere non è quella di starò bene solo se farò tanti punti. No, è pericolosissimo. Ci mancano poi i margini di miglioramento. Oltre a mancare i margini di miglioramento, io sarò sempre frustrato se non le raggiungo. Quindi io devo sempre avere una forma mentale positiva, e la positività io ce l'avrò solo se metto in atto questa positività sul valore assoluto della mia performance, anche fallimentare. Io ho avuto una forte emozione, quindi devo godere questa forte emozione, anche se è negativa, perché ho perso per un sacco di motivi, ma ho vissuto comunque delle emozioni, no? È andato tutto male, ma ho dato comunque tutto me stesso, non mi è andato niente bene, mi è andato tutto male, ma ho avuto una forte emozione, e questa emozione, pur negativa, io la devo trasformare in positività. Solo così io posso ripartire ed essere di nuovo forte, attivo, passionale e ottenere risultati.
perché se no il contrario è l'abisso. Se io non lo faccio, se io non lo faccio, ottengo risultati ancora peggiori. Quindi sempre ottimismo, sempre ottimismo, bisogna crearlo anche in allenamento, anche in allenamento. Non abbiate timore di far lasciare andare la mente a vincere campionati, a vincere. Lasciate vagare la mente tranquillamente. Non dovete fermare, non dovete fermare i vostri sogni, anche se resteranno dei sogni, perché quello che conta è l'atteggiamento che porterete, perché qualsiasi cosa di diverso da questo è negativo e produrrà negatività e quindi cattive prestazioni e quindi tanto vale. Tanto vale riderci sopra, poi ricordiamoci che ridere dà fastidio al nemico, quindi bisogna sapere. E nient'altro direi da dire, mi prenderei un po' di tempo per la prossima volta, che la prossima volta vediamo anche qualche attività legata proprio all'allenamento mentale, qualcosa anche da qualche piccolo trucco da mettere in atto per attivare tutte queste forme mentali. Intanto andatevi a leggere la strategia dei 5 passi, la 5 step strategy che abbiamo già fatto qua agli Arcieri di Volpiano una volta, e volevo ripeterla. E poi magari ne parliamo la volta prossima. E la volta prossima vorrei parlare, che è a luglio, vorrei parlare della stima delle distanze. A luglio quando? A luglio prima dei campionati italiani, il venerdì prima dei campionati italiani. Il 22. Il 22 luglio. Quindi iniziamo subito con l'attività di allenamento mentale e poi parliamo della stima delle distanze. Qualche domanda su queste ultime cose? No.